Il primo step prevede l'impostazione della mano destra. Prima cosa da fare è appoggiare il pollice, che io consiglio di mettere non sul pick-up, altrimenti saremo costretti, con qualunque basso avremo nel corso della nostra vita, di appoggiarlo sempre sul pick-up, o qui quindi. Mentre se lo appoggiamo sulla corda, abbiamo la possibilità di spostarci dove vogliamo. E se abbiamo un basso che è un unico pick-up qui al ponte, non saremo costretti a suonare solamente qui o a suonare solamente avanti dove abbiamo il nostro pick-up. Addirittura se abbiamo un basso acustico che ha il buco e quindi non ha dei pick-up, avremo la possibilità di appoggiarci normalmente come su qualunque altro basso e facilitarci la vita. Chi suona col dito sul pick-up quando trova un basso acustico fa un po' fatica ad adattarsi. E non si può spostare più di tanto da dove da quel punto, dal punto in cui c'è il pick up. Quindi appoggiamo il nostro pollice alla corda, alla quarta corda, e muoviamo indice e medio facendo come se avessimo, diciamo, un soldatino che alterna le dita, indice e medio. Quando l'indice va su, il medio va giù. E colpiamo la nostra corda, quindi io colpisco con l'indice e medio va su. Il dito però si ferma sulla corda di sopra, quindi colpisce la prima e si ferma sulla seconda. Stessa cosa quando vado col medio, colpisco, mi fermo sulla seconda, non devo fare così, devo pizzicare la corda, come fanno i chitarristi classici, per intenderci. Quindi alterno così, oppure per le altre corde, colpisco la seconda, vado sulla terza. Qui viene il problema, mi direte come faccio se ho il pollice appoggiato lì? Semplicemente sposto il pollice di una distanza più o meno come quella tra le corde, e quando colpisco con le dita il dito va a finire sul pollice, quindi alterno in questo modo. Quando vado giù in terza corda, che faccio? Colpisco la corda e nel frattempo appoggio di nuovo il pollice giù e riscendo. Adesso vediamo l'esercizio che vi propongo dopo queste indicazioni. Sarà 85 battiti per minuto e farò una nota ogni due battiti, quindi una semiminima, facendo quattro note per corda. Una volta che l'avete fatto potete accelerarlo un po' e potete usare la funzione di YouTube che ti permette di rallentare o accelerare il video per vederlo più lentamente o più velocemente.